Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, allora, oggi io faccio questa breve introduzione perché poi metterò la puntata di Ale Nerazzurri che mi è stata richiesta a più di uno. Va bene, io, scusate, la metto dentro, quella che si è svolta l'8, che è stata anche la festa delle donne. Bene, niente, non mi dilungo oltre, volevo solo, prima di far vedere la puntata, solo la classifica. Ecco, diamo uno sguardo alla classifica che praticamente in sostanza è quella insomma definitiva della 27esima giornata. Quindi Empoli 50, Monza 47, Salernitana 46, Venezia 45, Lecce 43, Chievo 42, Cittadella Spal 41, Pisa 37 insieme al Frosinone, poi Vicenza 34, Pordenone, Brescia e Regina 33, quindi Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli 23, Pescara 22, chiude il Virtus Sentella a 20 punti. Beh, io la lascio in sovraimpressione, la classifica è stata offerta da Big Cake ed è alla gabella, fateci un salto perché fa delle torte, io prenderò la torta sabato, il compleanno di mio figlio Damiano, e poi farò la foto e la metterò sopra impressione perché fa delle torte veramente belle. Per quanto riguarda il Pisa, io l'ho presa tema Pisa, quindi vabbè, comunque date un'occhiata anche su Instagram che ne vale la pena. Bene ragazzi, detto questo, io andrei subito a vedere le problematiche che noi incontreremo venerdì, ce l'anticipo, alle 19, poi c'è l'altra partita alle 21, ma concentriamoci sulla nostra perché voglio essere breve. Quindi abbiamo Vido, Sordimo, Caracciolo, Mastino e Meroni, purtroppo ammalati di Covid. È un problema, comincia a diventare un problema. Speriamo che non si ammali più nessuno nel frattempo, che se no, io non lo so, già venir meno Caracciolo diventa un problema. Poi abbiamo anche Meroni. Vabbè, Mastino, d'accordo, sostituibili, Vido sostituibili. Ma comincia a essere problematica la cosa. Speriamo, ripeto, che non si ammali più nessuno, perché sennò per il discorso SPA diventa veramente problematico. Sennò non so se saremmo costretti a richiedere il rinvio, però la cosa sta diventando problematica. Vabbè, Beghetto ce l'abbiamo a sinistra, poi Birindelli, poi De Vitis, poi non so se Wagner, ma Wagner è in forze, non so se Benedetti. Non lo so, sta diventando veramente problematica la cosa. Io, vabbè, a parte il mese saprà, insomma, poi mettere in campo, ripeto, io non voglio fare, non mi voglio sostituire assolutamente al mese, ma insomma la situazione la vedo un po' critica. Speriamo che si fermi qui questo contagio, perché se no, vabbè, niente, non mi dilungo oltre. Abbiamo dato uno sguardo alla classifica, noi non siamo messi male, insomma, per discorso salvezza, ripeto. Comunque io vi lascio alle immagini della, diciamo così, della puntata, e niente, e vi ricordo una cosa, mi raccomando ragazzi, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ok? Mi raccomando, è importante, siamo alla soglia dei 300, mancano 5 iscritti. Vediamo se riusciamo a colmare questo divario e raggiungere i 300 iscritti. Va benissimo, vi lascio la trasmissione, non mi dilungo oltre. Ragazzi, ricordatevi una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Buona visione ragazzi e alla prossima. Buonasera sportivi, ben ritrovati su Ale Nerazzurro e soprattutto su Telecentro, canale 94. Ovviamente si parla di Pisa. Ale Nerazzurro è una trasmissione dedicata esclusivamente al Pisa e di questo parliamo stasera, soprattutto perché finalmente insomma si può dire che la classifica si muove, il Pisa si muove e i risultati, diciamo, e le partite fatte con una brevità di intervallo l'una dall'altra portano bene al Pisa.
cioè sarebbe da finire il campionato in questa maniera, insomma, quasi quasi, insomma, potrebbe essere, insomma, in un lasso di 2 settimane abbiamo giocato 2 volte sempre in 2 settimane partite così ravvicinate, abbiamo fatto 10 punti. Certo. E quindi, insomma, ci si può stare tranquillamente. No, tranquillamente. Vedo che... No, io... Sei d'accordo. Sono d'accordissimo. Ma parola, aspetta. Per darti la parola volevo dirti che sì. Abbiamo stasera, ovviamente come sempre, la possibilità di intervenire in diretta nei nostri studi telefonando con 0586 943438, ripeto 0586 943438, e ovviamente per chi non vuole telefonare ci può sempre raggiungerci attraverso i messaggi di WhatsApp. Io ho qui accanto a me, vedete, ho già preso in mano il cellulare per poter comunicare con noi, e basta semplicemente mandarci un messaggio e noi lo leggiamo. Permettimi solo, certo, in apertura, visto che oggi è l'8 marzo, certo, mi sento nel dovere, da sportivo ma soprattutto da uomo, dedicare questa mimosa, la giornata delle donne, a questo simbolo che ormai è diventato importante per, certo, questa giornata, diciamo, della donna. Quindi lo vorrei dedicare a tutte le tifose e, certo, donne che sono stasera in ascolto, perché so che ci seguono ma sono un po' timorose, sembra che sia una trasmissione dedicata solamente per uomini, non è così, il calcio è anche un calcio, puoi fare anche il calcio femminile, certo, lo seguono molte tifose in Pisa al femminile, quindi a tutte voi un augurio, diciamo, veramente della buona festa della donna. Sì, ci associamo tutti, insomma, e anzi sarebbe anche bello che qualcuna intervenisse, ecco, sì, per parlare del Pisa, visto anche che giornata allo che stadio, sì, perché allo stadio ci sono molte tifose, ecco, ora vabbè no, però chiaramente c'è molto seguito femminile anche nei gruppi, diciamo, di tifosi, io a volte le scorro, a volte ci condivido degli articoli per Pisa News e per altri siti, e quindi vedo molti interventi a livello femminile. E se ne intendono anche. E se ne intendono anche, ci capiscano proprio. Ci capiscano, quindi... E niente, io sono d'accordo con l'introduzione che hai fatto te, Claudio, perché è stata la sintesi giusta. Innanzitutto c'è da vedere di positivo, il bilancio è ancora più positivo, perché se si guarda dopo Cremona, che poi abbiamo perso come si sa tutti bene, perché qualcuno vestito di nero ci ha messo la sua mano, lasciamo perdere, e abbiamo smosso la classifica e fatto dei risultati, insomma, positivi, questo ci deve riempire l'entusiasmo. È vero, dopo una vittoria con l'Ascoli magari si pensava anche, diciamo, di espugnare l'arena, però guardiamo anche il contesto in cui abbiamo giocato, nel senso che c'era molte defezioni, ecco, anche molti in panchina, molti problemi squadra, per motivi vari, insomma, capito? No, ma diciamo, quindi, cioè, vabbè, c'è niente da... Sono risaputi, ha detto la stampa locale, quindi è quello. E malgrado ciò, ecco, prima c'è stato Vido, poi dopo... Sodimo. Ma purtroppo in un periodo come questo, purtroppo... Cioè loro per il Covid, ovviamente. Sì, poi c'è Lungo De Genti, Sibilli e Masucci, che io penso dovrebbero recuperare al più presto. Ma io penso, ecco, che Sibilli... Sì. Dovrebbe, insomma, Sibilli dovrebbe essere un po' di settimane, io credo, sì, che sia dei nostri, insomma. E Sibilli vuol dire tanto, anche quando Sibilli ha giocato, sì, cioè è proprio un peperino, veramente, proprio, no, un Napoli. Si vede quando gioca, sì. Veramente, anche lì è stata una scelta azzeccata di Gemmi, Diceva, ora poi, insomma, allargo la compensazione, prima di entrare in trasmissione, perché dovete sapere, insomma, spettatori, che ogni tanto noi ci garba anche fare il pretrasmissione, insomma, no? Sarebbe bello una volta mandare anche in onda tutto quello che si dice prima, no? No, del resto siamo un libro aperto, le chiacchiere fatte prima, certo,
prima della trasmissione. Siamo lì, ci troviamo sempre d'accordo. Però vabbè, il bello è anche questo. Il bello della non diretta. Il bello anche questo, del resto il calcio è opinabile, come, quindi non è come la matematica che i numeri devono essere questi. Ecco, ma uno può avere con sei giocatori che mancavano, ok? Qui è fondamentale, insomma. Noi ci stava dicendo, ecco perché ho fatto riferimento alla prediletta, cioè che era è stato un problema, diciamo, mettere sulla squadra, insomma, in qualche maniera, no? E quindi dare quella continuità di gioco, di rendimento o di affidabilità, mettiamole tutte, cioè, no, sì, no, sì, Claudio, tutte le cose caratteristiche che vogliamo, anche perché, diciamo, si sono create queste condizioni psicologiche e tecniche, diciamo, che hanno portato sì a far cambiare la squadra in corso d'opera, no? E in questa maniera quello che sembrava, mettiamo in questi termini, un momento felice, cioè nel senso che si potesse anche prefigurare anche maggiori risultati positivi, anche se questi non sono, diciamo, da denigrare e da sconfessare, ma sicuramente avrebbero potuto avere più punti il Pisa con una squadra al completo, con una rosa al completo. Cosa ne pensi? Sì, no, hai perfettamente ragione su questo, io sono d'accordo, infatti ne stavo parlando anche prima e sono perfettamente d'accordo. Quello che mi ha stupito tra virgolette è che con l'Ascoli siamo scesi in campo con una formazione rivista, diciamo rimaneggiata, sulla tre quarti, come trequartista abbiamo avuto Martino che ha fatto una grande partita insieme a Mari, ecco, insieme a Mari hanno fatto una grande partita, secondo me. Il gol è venuto grazie a Marin, quando è arrivato al limite dell'area non si è fatto un gol, sì, l'avete visto, ha passato a Martino l'ha piazzato e ha seccato il portiere, non c'è stato niente da fare. E sulla seconda rete anche lì Martino ha crossato e Marconi ha saccato. Insomma, ecco, direi che alla fine c'è stata, è vero, una rivoluzione, ma una rivoluzione con l'Ascoli in positivo in toto, perché Martino, io l'avevo detto, se vi ricordate, che sono andato a vedere anche gli allenamenti. Si era detto, si era fatto noi il prepartita, no? Sì. Si era detto. E c'era anche una discussione, sì, ma io lo farei giocare, io no. E mi ricordo, poi guarda caso, ha giocato tutti i 90 minuti e è stato anche quello che ha fatto un bel risultato. Sì, sicuramente. E poi vi leggo anche un messaggio. Sicuramente la partita l'ha fatta Martino, insomma Marino ovviamente, ma un po' tutti, diciamo, i ragazzi, perché comunque alla fine si sono dati, ecco, quindi un pochettino più di spicco sono stati sicuramente Martino e penso Marino, poi anche Siega ha dato la sua in difesa, per l'amor di Dio, praticamente l'Ascoli non si è avvicinata alla tre quarti, perché alla fine, se andiamo a vedere il tabellino, un tiro ha fatto l'Ascoli, un tiro, sì, sì, quindi, cioè, voglio dire, alla fine la squadra si è stata rimaneggiata, ma ha trovato, perché poi eravamo senza Guagli, eravamo senza Birindelli, cioè, io ero preoccupato, se ti ricordi, ero preoccupato e preoccupato non poco, Guagli non c'era per altri tipi di problemi, insomma, se l'andiamo a vedere è stata una formazione rimaneggiata, e secondo me D'Angelo ha fatto bene inserire i giocatori, ma ha fatto altrettanto bene anche veramente Mastino, se mi ricordate, avevo detto, sono andato più volte ad allenamenti e Mastino era in crescendo. E infatti, poi per quanto riguarda la partita con la Regina, quella è secondo me è un'altra partita, sì, perché ogni partita, diciamo, ha la sua storia. Sulle fasce belle e lisi, come le viste? Per quanto dice la Regina? Sì. Ascolta, Lisi, anche su questo stavo dicendo, giustamente, io una battuta sul discorso del rigore in movimento di Bellomo, che poi ha sbagliato, Lisi era a netto ritardo e ci è andata bene così, ecco. Questo è quanto. Allora, mi fate leggere questo messaggio, poi dopo passo la palla a Giovanni. Il solito nostro amico di Castagneto Carducci. Ah, buono, salutiamolo, ormai è un'istituzione, un fedelissimo. Meno male che scrive in un telefono, è già qualcosa. Sì, però voglio leggere.
immagino perché sono curioso. A questo punto, visto il profitto del Pisa, quando dovrebbe giocare all'Arena Garibaldi, mi conviene chiedere l'inversione di campo. Tanto nessuno ha potuto fare l'abbonamento e saranno ancora più punti in classifica. Il Pisa fa una Serie B tranquilla, il Livorno e il Lucchese vanno in Serie D. Se anche la Fiorentina dovesse andare in Serie B, fareste tante bisbocce e prendereste a giugno Pisano. Ma prendiamola come nota di colore, perché cioè, non credo che un'inversione di campo o viceversa possa cambiare il risultato in un senso o nell'altro. Sentiamo anche questa da Santa Croce. Ecco. Buonasera, sono Alessandro da Santa Croce, saluti, saluto il mio amico Sandro e il grande Maurizio. Volevo domandarvi se credete nei playoff. Parti da Giovanni e poi dopo. Beh, sai, la classifica dopo la partita di sabato ha dimostrato che abbiamo guadagnato un punto sulla zona retrocessione e abbiamo persi due nella zona playoff, quindi sai, è ancora prematuro, insomma, mi sembra che prima erano due punti, ora sono quattro, però giochiamo. Però ci abbiamo due partite. Esatto, giochiamo proprio contro Cittadella e la SPAL, che sono le due squadre che sono davanti a noi, quindi probabilmente dopo queste due partite, che tra l'altro si giocano nell'arco di quattro giorni, ne potremo sapere di più. Per quanto riguarda invece il doppio confronto Ascoli-Regina, tutto vero, anche se secondo me ad Ascoli eravamo ancora più rimaneggiati perché mancava pure Mazzitelli, però non dobbiamo sottovalutare la differenza delle due squadre, cioè l'Ascoli e la Regina, perché la Regina è seconda in classifica nel giro di ritorno, il Pisa è terzo e prima il Venezia, anche se ha perso in casa col Brescia, una partita strana, ma insomma comunque ha perso. Saremmo tranquillamente lì a giocarci la prima, però le partite, qualcuno sostiene che i punti nelle ultime partite contano di più, pesano di più, ma fino a prova del contrario sono tre punti uguali a quelli del girone d'andata, non è che ne danno quattro nel girone di ritorno, quindi è vero che alla fine le squadre hanno meno partita a disposizione, quindi sono le squadre che lottano di più, ma i punti sono uguali. Se l'hai persi all'andata non li puoi riprendere a ritorno, c'è un po' ma sicuro. È vero che secondo me Pisa non ha giocato bene, era in difficoltà psicologica, ma non tanto per l'avversaria, che comunque si è dimostrata una squadra in forma, una squadra anche atleticamente messa bene, perché quando correvano c'era quel Negretto, insomma, quando ogni volta che lo nominavo io pensavo a Giovan Ruscio, no? Perché effettivamente Giovan Ruscio, Polo Ruscio, siamo lì, comunque a parte questo. Ma lo voglio salutare, guarda. Sì, però tecnicamente e anche atleticamente una buona squadra con un buon allenatore, perché quando c'è andato Baroni, poi hanno cambiato 3 o 4 giocatori nel mercato di gennaio, tutte cose positive. Però credo che non sia facile preparare una partita sia per l'allenatore sia per i giocatori stessi quando sai che all'interno comincia a esserci anche lo spettro del Covid, Vido non è stato ricoverato, però Vido aveva la febbre alta, poi non c'erano i parametri fortunatamente per un ricovero, però aveva la febbre alta, mentre Soldimo invece è più lieve e Meroni probabilmente non ha niente, però era dubbio, ma non era come era dubbio Grindelli, che poi invece viceversa ha giocato. Però è strano, no, questa cosa, te lo voglio chiedere, perché finora la base, insomma, del Pisa era quello che aveva avuto meno contagi da un punto di vista Covid. Sì, no? Ma il fatto che ne abbia avuti pochi non vuol dire che non ne possa mai avere uno, insomma. No, voglio dire, ti basta uno che ti infetta. Sì, però capisco che non è facile. Il controllo medico era forse anche serrato. Ma il controllo medico, sai, attenzione. Forse attenzione, il fatto che c'è anche un altro aspetto. Che il fatto di giocare ogni 3 giorni favorisce la non positività, perché 48 ore, il protocollo dice che 48 ore prima della partita devi essere testato. Sì. Quindi non fai in tempo a essere testato, ti dicono che sei negativo, che devi rigiocare, ti ritestano. Quindi sei molto più controllato, ecco, sotto questo punto. Mentre per il discorso che il Pisa le assenze incidano in maniera limitata,
e deriva dal fatto che abbiamo una rosa di giocatori che più o meno si equivalgono. Quello che secondo me ha inciso anche sui pareggi con Vicenza e più che altro con la Regina è la mancanza di ricambi in attacco, perché a questo punto c'è Marconi, Palombi e basta, invece D'Angelo che cambiava sempre, anche dava un po' di riposo. Il Sibilli dell'ultima mezz'ora è sempre stato abbastanza determinante. Il Vido si sa che in casa è più utile che in trasferta. Se su 5 attaccati te ne manca 3, non è che era meglio se ce ne mancava uno per reparto, no? Certo. E questo è, però c'è da dire che i ragazzi sono tutti attenti. Urbano, io ti voglio chiedere una cosa che ci chiede il nostro telespettatore. E io non rispondo. Fatti la domanda e io te la giro. E questo è Fabio da Pontedera e dice: quale delle squadre che dobbiamo incontrare temi di più, tra il Lecce e il Cittadella? La Spalla. Tra la Spalla e il Cittadella, scusa. Ma allora, prima di tutto, i giocatori che sono anche... Quale delle due, secondo te, qual è? Sì, i giocatori che se hanno... E come quelli del Pisa lo hanno, orgoglio ed amor proprio, hanno da cancellare 8 gol. Non ho capito. Hanno da cancellare 8 gol. 4 da uno e 4 dall'altro. E questo è un pungolo, è uno stimolo non da poco, perché dice, cioè avete dato 4 gol, ma era l'andata, ora vi si fa vedere noi, insomma, per dire. Chiaramente io tempo di più la Spalla. Tempo la Spalla, anche se Cittadella è la nostra bestia nera, specialmente all'Arena, perché quando viene all'Arena vince sempre, l'anno scorso no, ma fu episodico, ma soprattutto vince, ma ce n'è anche 4, 3, 4, cioè viene a fare la passeggiata all'Arena, insomma io, tra l'altro Vino proprio segnò 2 gol con la Cittadella, no? Ti hai detto che mi sono documentato, e guardavo, cioè l'allenatore del Cittadella, no? Quanti anni sono che è lì? Quanti anni sono che è lì? Cioè, ma lui del campionato 15-16. Sì, ma vedi che lui non ha, dire, evidentemente, ma lui non ha fatto altro, insomma, ma lui non ha fatto altro che prendere il posto di un altro lungo decente, cioè lungo panchinario, vuol dire Foscarini. Guardate, bellissima persona Foscarini, quello è stato un po' il miracolo Cittadella, l'ha fatto Foscarini, ecco, insomma. Però è una squadra che mi sembra un po' meno brillante del giorno d'andata, ecco, Cittadella, sì, rispetto a Granata. La Spalla ha dei problemi di contratti. Ha fatto dei contratti un po' troppo alti per essere in quella posizione lì, capito? Però giocatori tipo Paloschi, tipo Valotti, tipo come squadra c'è, insomma. Una squadra che è retrocessa. Beriscia, cioè, mi pare, in porta. Beriscia, no? Comunque sia, è una squadra che è retrocessa dalla Serie A e comunque ha cambiato, alla fine la squadra ha cambiato poco e niente. Ha mantenuto i giocatori, quindi si può dire che una squadra è andata un po' in difficoltà ultimamente, ma... Insomma, il calo poi ce l'hanno tutti indipendentemente. Però quello che volevo dire è che il Cittadella è una squadra incostante. Allora, io ho visto la partita col Pescara, che insomma Pescara è andato a vincere, lo cambolesca all'ultimo minuto. Però poi alla fine, se l'andiamo a vedere, Cittadella non ha giocato bene. Ora, al di là che insomma... Allora, secondo te non merita la posizione in classifica che ha? No, sì, magari, non lo so, io, è una squadra, ripeto, una squadra... Abbiamo una telefonata, aspetta, facciamo prima la telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto? Mi sente? Sì, l'ascolto, buonasera. Senta, io sono tifoso di Livorno. Beh, e noi accettiamo tutti, eh. Però spero che un giorno si possa rifare il derby, in modo anche simpatizzante del Pisa, Grazie. Beh. E vi auguro che possiate entrare nei playoff perché ve lo meritate, state giocando molto bene. Complimenti della trasmissione. Io la ringrazio da sportivo sopra. Arrivederci, Claudio. Aspetta, fammi dire una cosa, volevo cogliere l'occasione di un tifoso del Livorno che ha telefonato per quella situazione incresciosa che è venuta oggi, che è stata riportata da tutte le cronache, vale a dire quella lapide della. Sì.
della tomba di un tifoso Vasco Nanti di 39 anni, fra l'altro morto per un malore, ha lasciato moglie e due figli, che qualche idiota, perché non posso parlarne in modo diverso, così, solo idioti sono, idioti, solo idioti, ha scritto sì, sì. Viva il Pisa. Ora, premesso che può essere pisano, livornese, lucchese, massese, fiorentino, di Caltanissetta e di Udine, resta sempre un idiota. Credo che questo comunque sia nato da uno che ha avuto fare una, fra virgolette, gesto eclatante. No, una ragazzata stupida, perché sulla lapide, da tanto che è tifoso, era tifoso poveraccio, c'è stato messo lo stemma proprio del Livorno, no? Cioè proprio lo stemma amaranto messo sulla cosa, praticamente lo stemma del Pisa che sarà messo sulla lapide di Schiaccia. Io l'ho messo nel testamento, voglio anche la bandiera può darsi che qualcuno io voglio la bandiera nerazzurra e rosso crociato, cioè, l'ho detto, cioè, chiaramente rimane registrato, lo sai, sì sì, no no, ma l'ho detto, no, una parte di scherzi, non credo che sia stato qualcuno che sia andato a specificatamente a voler no, secondo me qualcuno a voler dileggiare la persona, capito? La persona ha visto questo stemma del Livorno, dice, ah, faccio una gazzata, ci scrivo viva il Pisa, no? Capito Livorno? Fatto, però ha fatto una ossa di pezzi, cosa che non si fa. Ricordiamo che i tifosi pisani sono anche i più sportivi. No, ma assolutamente, ma questo, ma questo non viene, cioè, ma lì si sta parlando di un cimitero, ma soprattutto ci sono due aspetti, no? Anche per la famiglia. Ecco, stavo per dirlo io. Anche perché un ragazzo di 39 anni che muore, chiaramente i genitori, se ci vanno tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, vanno lì. No, no. E quindi, e fra l'altro ho anche letto che c'era stati già dei furti, cioè di accendini, roba del genere, a quella tomba. Io non so perché ce l'abbiano questo povero ragazzo, voglio dire, cosa ha fatto di male? Strano. Posso dirla mia? Quindi, insomma, però... Volevo dire, cioè, concludo il discorso, piena solidarietà sia ai tifosi del Livorno, ma soprattutto alla famiglia, di perché questo, non meritava di avere un ulteriore spregio e dopo aver dovuto dopo soffrire per la morte, cioè, per famiglia, per genitori, figli e condivisi. Ma io guardate, non è una cosa da tifosi da ultra spisani, perché con i livornesi c'è molta lealtà pur nella rivalità, quindi non è un gesto sicuramente che identifica la tifoseria del Pisa e gli ultras della Curva Nord, assolutamente. Questo, Maurizio, quello, non si può dire, no, non si può sapere. Veramente, non solo, ma sui social, sui social, oggi l'ho letto, i social, l'ho appresa dai social, c'è stato delle condanne grosse dei tifosi del Pisa verso il gesto di questo idiota, di questo imbecille. Non mi vergogno di dovunque sia. Di ovunque sia, perché questo è un idiota, un imbecille, anzi un delinquente. Lo dico proprio chiaro, certo. Sono pronto anche a prendere una denuncia, ma si dovrebbero vergognarsi mai per quelle cose. Anzi, questo è un se delinquente. Se fosse una persona con un po' di cervello, chiederebbe scusa. Chiederebbe scusa proprio, infatti, cosa. Quindi tutta la mia solidarietà alla famiglia, ai tifosi del Livorno, e volevo anche fare, uniamoci, un applauso virtuale a questo sportivo e tifoso livornese che è intervenuto e che ci ha augurato insomma, di andare ai playoff. Io speriamo anche a Livorno di poter cambiare questa posizione, esatto, perché sì, sicuramente non se lo merita. Ma non se lo merita, diciamolo tranquillamente, no, no, anche no, se ma certo, ma io lo sempre detto, non voglio anche che una società fallisca. Abbiamo un'altra telefonata, perché sono posti di lavoro. Prendiamo questa telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono un omonimo di Schiaccia, ci siamo visti agli occhi. Ah, Maurizio Nacci, il famoso Maurizio Nacci. Wow. Vecchio ultras. Allora, intanto condividi con noi che insomma la solidarietà va al di là dello del malumore. Ci mancherebbe altro, assolutamente, anche perché io insomma ho lavorato anche diversi anni e quindi ho un buon rapporto, fra virgolette, sportivo, no, perché logicamente si sa. Beh, questo ci sembra normale. Ci sembra normale, insomma, voglio dire, almeno togli la rivalità, se no. Infatti, no, ma comunque è una cosa da condannare assolutamente, non siamo questi noi, lo parlo da Bertrutta, se Mauro sa, non siamo questi noi perché abbiamo sempre combattuto chi spregia i morti, come fece il Lucchesi con Mauro, quindi assolutamente massimo. C'è anche questo, scusami se ti interrompo, hai fatto bene a ricordarlo, perché anche questo
è successo anche al tifoso pisano, quindi c'è sì, sì, anche a Spezia, quando scrissero, quindi fatto bene a ricordarlo, perché cioè questo vogliamo la Spezia quando scrissero il cane fa bau, il gatto fa miau, il pisano fa mau, sì, uno striscione che poi distrussero subito. Sì, sì. Ecco, alla Spezia. Vero, te lo ricordi Maurizio, no? Sì, come no, me lo ricordo. Insomma, invece fra noi livornesi c'è una certa lealtà, pur nella rivalità c'è una certa lealtà, quindi quelle cose, ma infatti se leggi nei gruppi è stato condannato da tutti, no, Mau, da tutti i tifosi. Mau, lo sai, Mau, ne parlavamo oggi, lo sai che io non ci sono su Facebook, ne parlavamo oggi. No, quello sì, no, ti dico quello che ho letto su Facebook. Non leggo proprio perché mi fanno incazzare queste cose, soprattutto. No, ma hanno condannato questo gesto, Maurizio. No, ma lui sta parlando di altro. Comunque, non siamo assolutamente questi, massima solidarietà a tutti, a tutti i bonnesi, ci mancherebbe altro. Forza Pisa, un abbraccio. Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Un saluto anche a Sandro, che mi ricordo sempre il 24 di Natale, che era lì, ci trovava la media vuota a comprare il computer, lo scrisse anche sul canale. Certo, te sei come il grande fratello, non ci si può nascondere, no, che te ci sbordi subito. Maurizio, ti svelo questa aneddoto, se successe, che io il 24 ero con mio figlio alla media vuota, cioè vado a comprare il computer, vedevo Sandro che ci trovava la mascherina, e poi venne scritto su YouTube che doveva comprare il computer, poi ti dice allora eri te che ci rottolavi. Bravo, a qualcosa ti serviva però, no, sì, perché mi si era rotto proprio la vicina di Natale. Saluto a tutti, ciao, grazie. Maurizio Nacci è grande tifoso, ma ha fatto bene anche a ricordare i passaggi, insomma, che non sono solo della famiglia livornese, ma l'abbiamo anche subito, insomma, come pregio anche del tifoso pisano. No, sono rimasto meravigliato di questo episodio, perché sinceramente non è da fra pisani e livornesi c'è lealtà, pur nella rivalità. Certo che sì. C'è lealtà, quindi non rappresenta. Ho detto, ci sta che sia stato uno che del calcio ne può fregare di meno. Comunque lo stemma del coso e ha voluto fare una goliardata stupida. E invece ha fatto una cretinata, un idiota. Punto, basta. Tornando al calcio, una parentesi si chiude, è finita la partita di Verona. Il Vicenza ha vinto a Verona 2-1, quindi a dimostrazione che si era già visto a Pisa che Vicenza era una gran bella squadra, perché poi subito dopo ha battuto la Cremonese 3-1, oggi stasera ha vinto a Verona col Chievo, insomma, quindi il Vicenza è in forte ripresa. Vi do invece una news, non so se avete letto delle notizie che era apparsa, insomma, dell'esistenza di un comunicato stampa del Cittadella, no? Dove circolava online la vicenda Monza? No, dove si asseriva, insomma, alla Procura federale della FIGC, secondo cui il direttore generale, il signor Stefano Marchetti, avrebbe pronunciato nel corso di una recente gara Monza-Cittadella frasi del contenuto ingiuroso e razzista nei confronti di due tesserati da C. Monza. Non so se ne siete a conoscenza. Sì, l'avevo letto. L'ho letto. Una cosa in maniera super. L'ho letto, sì, anch'io. Quindi io poi mi sono anche documentato su questo, perché insomma ho chiesto anche conferma direttamente per email alla società, il quale mi ha fatto pervenire invece un documento che dice che la società e il suo direttore generale si sono già rivolte alle competenti autorità al fine di segnalare la caduta e di far perseguire gli autori dello stesso e coloro che contribuiscono alla relativa diffusione. Quindi questo è lo stringato comunicato che mi è arrivato. Ma chi è che avrebbe offeso? Stefano Marchetti, il suo direttore generale, quindi il direttore generale che ha fatto del Cittadella. Sì. Del Cittadella. Tanto un giovane, però guarda caso, si ripetono, mi veniva in mente questa cosa perché poi. Non abbiamo parlato della soluzione, esatto, cioè, l'abbiamo parlato della soluzione, lo tiro in ballo proprio per questo. Allora, se ti ricordi, se fai il furbo, come dice, ci sono le registrazioni, cosa dissi io?
quando la gente era scandalizzata perché adesso mi sfugge. Una cosa molto semplice, dissi che era un atto dovuto a tutela anche del giocatore, perché così facendo, siccome il Chievo aveva denunciato il fatto, la Procura Federale non poteva non deferire Marconi, ma perché si venisse a valutare i fatti, perché è una tutela anche per Marconi, perché ora con quella soluzione, c'è la voce poi se non lo faranno, non lo so, insomma, però Marconi, tramite i suoi legali, può anche querelare per diffamazione, capito? Quindi era semplicemente un atto dovuto, perché la gente dice, ecco, ha visto, ce l'hanno con... No, non è che ce l'hanno, no. Se uno fa una denuncia, è come se uno fa una querela. Se io ti querelo, te puoi fare poi la controquerela, ovviamente, no? Però bisogna andare in tribunale per vedere chi ha ragione. Bisogna passare da lì per questo tipo di... Mi viene a mente quello che ho letto anche lì sui social. No, lo volevo dire, perché in questa maniera mi sembra che sorgono questi casi un po'... Ora alla fine facciamo... Vediamo un po' se si riesce a ribaltare i risultati delle partite, se voglio dire. No, questo no, questo no. Ora, discorso anche diciamo col Chievo, ma io non, perché ce l'ho con gli amici del Chievo, per l'amor di Dio. Allora te vai lì, loro speravano cosa? Di chiudere la partita? Loro speravano in qualcosa, perché sennò alla fine non lo fai. Non c'era nulla che potesse invalidare i risultati. I microfoni da zona non hanno... il microfono da zona, se avete sentito, cioè si sente il colpo di palla, si sente addirittura quello che fischia la palla. Quindi non si è sentito niente. Hanno subito fermato, preso la registrazione e via discorrendo. E gli arbitri, tutti e quattro, guardaline, vabbè, non è sentito. Dove non c'è dubbio, ora si sente nessuno ha sentito niente, ma era ovvio che andasse a finire così. È chiaro che dovevamo comunque aspettare che la vicenda facesse il suo corso, come giustamente detto sì, Claudio, facesse il suo corso. Definito Marconi, va bene, io ero un po' contrario, ma poi alla fine ho detto va bene, meglio così alla fine poi... E ora, è andata a finire che solo Hobby e due o tre dei Chievo hanno sentito questa fantomatica frase. Ma te l'ho detto. Ora stiamo iniziando tutto da Balotelli. Io parto anche da un altro presupposto. Quando si gioca a pallone, no? Uno li può anche di spocco negro, perché ci può stare. Ma una frase come quella lì, ma che uno mette già a pallone deve pensare a una frase così elaborata, ma che non esiste, no? Poi, attenzione, non voglio fare un discorso razzista perché per l'amor di Dio ci mancherebbe, però se vi ricordate che sia della Juventus è subito, ma vi ricordate un anno e mezzo, due anni fa, che Douglas Costa sputò un giocatore? Sì, come no? Pensa un po' se fosse successo il contrario. Cioè, se era un giocatore bianco che sputava Douglas Costa, cosa sarebbe successo? Lo crocifiggeva. Nel campo queste cose succedano. Cuoghi dette un mosso a Sereso. Se le avesse dato ora Cuoghi un mosso a Sereso, chissà cosa poteva succedere, no? Dette un mosso alla coscia a Sereso. In campo succede. Oggi purtroppo queste frasi che circolano ci sono molto di più perché non ci sono gli spettatori. E quindi ma se circolano in questo caso circolate. Mi dicesti un atto dovuto, io ti dissi, secondo me il Chievo su Marconi la sta facendo tanto palloccolosa, tanto per dirla alla Pisana. Infatti dimostrato. Probabilmente c'era la volontà di prenderci punti a tavolino. Io su Marconi ci metto non la mano sul fuoco, ma tutto il corpo su Michele Marconi, la stima e la lealtà che ha quel ragazzo lì. Quindi non posso accettare queste calunnie che hanno tirato fuori.
No, ma infatti era anche calunnia, perché ma siamo d'accordo, dimostrato che poi era questa. Cioè, ora bisognerebbe dargli una, diciamo così, bisognerebbe fare a questo punto sarebbe da fare perché calunnia, bisognerebbe dare a Hobby, come si dice, no, il ben servito. Così la prossima volta, prima di una cosa del genere, ci pensi 10 volte e all'11esima forse non ne fai ancora di niente. Avrebbero bisogno. Ora, siccome hai visto così, perché comunque quel ragazzo, perché alla fine Marconi non credo che sia andato, sì, è andato a letto, ha dormito tranquillo perché sicuro non aveva certo fatto e detto, e siamo d'accordo, ma meno male che poi alla fine... Comunque insomma, psicologicamente queste cose ti buttano giù, ci prendiamo specialmente quando sai che c'era perché insomma queste cose... Specialmente quando sai che sei, te Marconi, una persona corretta e per bene e che fai le cose con le altre. Andate a vedere... Andate a vedere da zona le riprese all'epoca quando venne fuori la cosa che Robby era tutto lì, tutto. Cioè, anche se queste cose vanno finite. Secondo me queste cose devono finire, trovare una fine. E per poi trovare una fine, ora quella andrebbe presa, ascolta, ora a te, ma adesso vediamo che. Non una giornata, due, tre, cinque, fino alla fine del campionato. Vedrai così impari. Vedrai che la prossima volta ti dia una riga, perché loro pensavano, volevano, il 2-0 al tavolino, il 3-0 al tavolino, quello volevano, andavano cercando. Tant'è vero che poi hanno detto, l'arbitro non ha neanche interrotto, doveva interrompere e chiudere la partita lì. Perché quello andavano cercando, però, No, però, allora, per regolamento, se così fosse stato, era questo il record. Questo succede in tutti i campi, anche in UEFA... Cioè, quando, e questo anche quando c'è il pubblico, è successo, no? Cioè, quindi voglio dire, hanno interrotto la partita e questo, se questo, l'arbitro si accorge di questo, ha tutto il potere di poterlo fare. Sì, ma quello loro andavano cercando quello, Claudio. Ma, no, no, Giovanni, è così, il regolamento è così. Sì, devi far così, non puoi fare così, no, ma la partita, voglio dire, non l'avendo fatta... sospendere la partita. Sì, ma, non questo, ma il fatto che la partita si era svolta regolarmente, finita la partita, vieni fuori questo caso. Ecco, allora vuol dire evidentemente andare a creare i presupposti. Cioè ora Però io rimango perplesso, perché una società come il Chievo, che io stimo come una società prestigiosa, una società seria, che... possa permettere questa cosa qui, mi ha lasciato molto perplesso, ecco, sinceramente. Abbiamo una telefonata, pronto? Andrea. Sì, ciao. Ciao Andrea, ciao Andrea. Ciao. Allora, ciao, ciao. Ci si stava un po' affogando nei discorsi della soluzione di Marconi, che chiaramente, insomma... siccome ho riportato un fatto del comunicato del Cittadella che ci faceva un po' paragone per quanto riguardava Stefano Marchetti, che era il suo direttore generale. Quella cosa, quella fake news di sabato. Sì, quella fake news di sabato, e ho detto qui si incomincia un po' a viaggiare a queste fake news un po' troppo velocemente sui campi da gioco. Una cosa brutta, come è stata una cosa brutta anche insomma i due mesi che ha passato Marconi, insomma, sono stati due mesi, insomma, che per un giocatore non era facile, no? Assolutamente giocare dopo tutto quello che magari insomma apri il giornale, ti leggi, non sto parlando ovviamente di noi, lo posso dire, noi non facciamo censura assolutamente, no, però dicevo ci sono stati anche magari soprattutto appena finita la partita sono state subito, diciamo, il giocatore è stato subito messo nell'occhio del ciclone, no? Da molti, non da tutti, penso che a livello locale Marconi sia stato difeso, ma più che difeso, insomma, voglio dire, quando si porta avanti una cosa e non ci sono le prove, come poi infatti emerge, no? Che è emerso quello, no? Dalla soluzione, però palese la cosa, quindi voglio dire, passare due mesi dove magari anche, io penso anche un po' il mondo di oggi, no? Dove si fa presto anche con i social, magari era subito a mettere delle etichette,
penso che Marconi non abbia sicuramente passato insomma, un periodo semplice per colpa insomma, di questa accusa. Sono contento che insomma sì. È stato assolto e niente, okay. E si riparte e sono convinto insomma, che insomma, sarà ancora più forte dopo questa cosa, al di là del discorso del calciatore, penso anche a un discorso umano, perché poi si fa presto, no? a demolire anche una persona, no? Anche quando, sì. Perché se voi leggete l'intervista che ha fatto Marco alla Gazzetta, dice subito, non ho detto mai quelle frasi, insomma, mi sento lontanissimo da queste razzismo. Andrea, volevo chiedere un'altra cosa. Andrea, scusami. Indipendentemente da questi aspetti extrasportivi, perché insomma sono sportivi lo stesso, ma però vorrei ritornare riconcentrarmi un po' sulle partite, sul calcio giocato, no? E su quello che è la preparazione della sfida del Pisa per il Cittadella. Mi sembra che ci sia il ritorno di Marco Barnier, se non... Ma è tornato ad allenarsi, ora è tornato ad allenarsi. Non so se sarà insomma disponibile per giocare dal primo minuto, questo insomma lo valuteranno in settimana, di sicuro insomma dobbiamo fare conto che con un po' di emergenze, come insomma sapete tutti, quindi, il Covid, diciamoci. Insomma, speriamo di riuscire comunque a mettere in campo una squadra competitiva come abbiamo messo anche queste partite tutto sommato, no? Poi. Ma sono due assenze importanti, no? Cioè io cioè Soddimo ovviamente, cioè. E Meroni, insomma, che anche loro purtroppo mancheranno. Ma Grido, Grido, sì. Grido è stato il primo positivo. Siamo sempre, come dire, una formazione in costruzione, perché bisogna sempre andare a sostituire i giocatori, no? Sì, sì. Siamo. Anche in realtà. Anche sei obbligato ora. Ora sei obbligato, no? Ora sei obbligato per via di tutti questi. Problemi. Quindi. Altre volte D'Angelo ha fatto delle scelte quando aveva tutto l'organico a disposizione. Ora sono scelte anche un po' obbligate, sono tante partite sono tante partite ravvicinate, perché non dimentichiamoci che ora si gioca venerdì, ora si gioca lunedì, sono due partite che secondo me insomma sono partite importanti per pensare positivo, per pensare a guardare un pochino più in su, perché i numeri ci dicono che più in su vuol dire a dover vincere col Cittadella, perché se dici più in su e mi fai venire in mente questo, ma io ti dico che è certo, saremo a playoff, ma io guardo più in su perché è un merito che do al Pisa, perché te pensi che pensate che dalla partita dopo la partita con la Spal, no, siamo a giocare di nuovo con Cittadella e Spal, sono state due partite e abbiamo preso 4 gol in tutte e due partite. Da quel momento lì abbiamo perso solo due partite, abbiamo fatto 30 punti, che mi sembra un po', abbiamo preso solo 13 gol, quindi nelle ultime 17 partite il Pisa viaggia alla media da primi posti, e purtroppo paga un po' l'inizio così negativo, però insomma è un periodo che il Pisa riesce comunque a tenersi a galla, perché questa settimana non era facile, la settimana che abbiamo passato. Siamo riusciti comunque a tirare fuori 5 punti, rimontando in casa con Vicenza, spedendo a 0, vincendo ad Ascoli, che insomma, voglio dire, non voglio sempre dire, ma l'Ascoli è in fondo, però abbiamo vinto anche a Monza. Senti, ma guardiamo tutte le cose, no? Quello che mi preoccupa di più, Andrea, è l'attacco che è composto da Marconi e Palombi. Vabbè,
su quelli ora. C'hai due giocatori a disposizione perché vedo due su cinque e Marciura, sì, e Marciura. Però Marciura per ora l'abbiamo visto poco, quindi diciamo che i due titolari sono loro, perché Sibilli e Masucci sono fortunati. Il problema è che non ci sono cambi in attacco, sono d'accordo. Però la squadra nell'ultima volta partita è stata 11 gol. Non sono tanti, ma sono nemmeno pochi. C'è Giovanni che ti vuole fare. Solamente domenica non ha segnato, sabato non ha segnato. C'è Giovanni che ti vuole fare una domanda e ti passo il microfono. Sì. Ciao Andrea. Senti, ciao. Secondo me il calendario l'ha fatto apposta, no? Perché manca 11 partite alla fine. Quindi siamo proprio, diciamo, alla volata finale. Il Pisa è a 4 punti dalla zona playoff, composta da Cittadella e Spa, che caso strano ci dobbiamo incontrare nell'arco di 4 giorni. Quindi secondo te in che percentuale queste due partite, secondo me altissima, decideranno il futuro della stagione del Pisa, ovviamente? Alta. Altissima, sì. Potrei dire quasi decisiva, perché se come che passi in queste due partite è chiaro che si aprono prospettive diverse. È ovvio. Per passare intendo 4 punti, perché con due pareggi rimane più o meno uguale. Quattro punti sarebbe ottimale. No, una vittoria. Poi dopo. L'ho detto anch'io, nel mio video, l'ultimo ho detto io. L'ultima cosa, Andrea, secondo te psicologicamente, dentro di loro i giocatori, no, del Pisa, quanta voglia di rivalsa avranno contro queste due squadre che gli hanno dato 4 gol? Tantissima! Io spero davvero tanta, perché insomma sono state due partite che dopo 20 minuti si poteva spegnere la televisione. Ma ti dico che sono state due partite che probabilmente ci hanno dato anche una scossa nel male, cioè dal male di quelle due partite lì poi sono scuote la testa. Perché scuoto la testa? Perché penso alla partita dopo con l'Ascoli, secondo me è stata quella. Hai ragione, però la partita con l'Ascoli è una partita complicata, una partita diversa. È una partita diversa. Sì. La partita con l'Ascoli ci ha dato la molla, però venivi da quelle due sconfitte lì, no? Quindi da quel momento lì, vinto ovviamente la partita con l'Ascoli, la squadra non ha più commesso quegli errori grossi. La difesa non ha preso più 4 gol e nei primi 9 partite l'aveva già presi 4 volte. Quindi io voglio dire, chiamavano il sud del Pisa 4-3-4 indipendentemente da quella dal discorso che dici che la paia con l'asco di lupo si era messa male e l'ha risolta con i cambi, posso essere d'accordo, però io l'accordo la paia con l'asco, certo. La paia con l'asco è la prima partita dopo il 4-3. Ti fa un'altra domanda? Andrea, poi dopo ci lasciamo. Andrea, ciao. Senti, Andrea, io ti volevo dire questo. È vero tutto quello che hai detto fino adesso, io sono d'accordo con te. La partita con la spalla a me mi fece andare fuori di testa, lo sai, no? Lo sapete tutti, fuori di testa. Ma indipendentemente da quello, quando noi abbiamo iniziato e abbiamo giocato con l'Ascoli, la prima mezz'ora era veramente da spengere il televisore, perché era veramente da spengere, cioè praticamente la svolta decisiva l'abbiamo avuta negli ultimi 20 minuti dopo i famosi 5 cambi, mi spiego Andrea, perché sennò eravamo portati a veramente a chiuderla anche con quello. Ma la partita dura 40 minuti. 45, sono d'accordo con te. Dobbiamo lasciare e ci risentiamo presto. Certo. Ciao, buona serata. Ciao. Invece voglio fare un complimento in diretta a Giovanni, perché questo l'ho pagato Giovanni,
No, io non pago nessuno. Aspetta, prima di... No, vuol dire che gli girerò il gettone di presenza che parlo qui, capito? Spero che tu lo conosca, perché poi se no non sa che prenderlo, se no ti viene a cercare direttamente. Allora ti dice, sentir parlare di calcio Manenti vuol dire avere continue e importanti lezioni di calcio. Boh, complimenti Beppe da Pisa. Ha ragione. Beppe? Sicuramente non è mio fratello, Giovanni è competente. Giovanni, quindi quando lo proprio... vedi, se ti chiede Beppe, so è Beppe da Pisa, dare lezioni. Sono la storia di chi è Beppe da Pisa. Se ti incontri e ti chiede il gettone, lui. Lui. Vuol dire insomma. Capace c'è qualcuno che si spaccia. Si spaccia per Beppe, sicuramente, perché c'ho. Ma dice la verità, dice su Giovanni, dice la verità. Ora fai la giurinata anche a Giovanni. La verità, no, se no qui stasera chiudo, non partire. No, ma gli ha fatto il bonifico. Io mi inchino di fronte a lui. Senti, ma visto che te sei grande difensore dell'ufficio del mi parli un po' della partita di Quaini. Sono d'accordo. Ho detto mi parli, dice sono d'accordo. No, sono d'accordo. Su Quaini come gioco. Cosa? Della partita che ha fatto. Bene, assolutamente. Io sono sostenitore di Quaini. Anch'io sono un sostenitore, mi piace proprio quel ragazzo. Ma poi non ci scordiamo. Giovane. E ha già un'esperienza professionistica, perché nell'Albino Leffe ha giocato un campionato. Abbiamo una telefonata stasera. Grande Quaini, grande Alessandro Quaini. Prendiamoci la telefonata perché stasera giocatore di prospettiva. Spazio. Anche lì Gemmi ci ha visto lungo. E ci sa andare da un punto di vista. Sa scegliere giocatori. Sa scegliere, pronto. Ma giocatori mirati. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Sono Marco da Livorno. Ciao Marco. Volevo salutare Schiaccia perché volevo fare anche se sono tifoso di Livorno e complimenti a Pisa perché quest'anno va veramente bene. Sperando di magari di fare il derby, non Serie C, non Serie B, ma in Serie A nei prossimi 4-5 anni insieme. Ora non vorrei farti una battuta cattiva, però ti voglio dire questo, insomma noi per arrivare in Serie B ci è voluto del tempo, spero che voi ci mettete meno tempo, Ma te sei conosciuto all over the world, nel senso che volevo dirgli che insomma per arrivare alla Serie B di arrivarci prima la Serie C è una come dire un girone abbastanza difficile, di inferno, io comunque sono d'accordo, sono d'accordo. Se in Serie A dalla B ci vanno 3 squadre su 20, ce ne va una ogni 7. In Serie B ce ne va 4 ogni 60, fa quel conto. Quindi ogni 15. Sì, quindi il doppio a parte. No, ma quindi hai voglia di attrezzarti, di fare la squadra. Devi arrivare primo e poi devi fare dei playoff con una secchia avanti squadre, 27, lì un casino. Noi eravamo terzi, quindi già escludi. È una scrematura ed è lungo arrivare ai playoff, è un campionato nervante. Non è vero, playoff è facile perché ci arrivi con le prime 10, poi però sì, devi arrivare nei playoff secondo e terzo come abbiamo fatto noi. Ricordati che un altro campionato playoff è dove per esempio l'ultima della classifica playoff può essere una mina vagante pericolosa. Grazie, ma che discorso. Questa è una frase fatta. Non è una frase fatta perché è successo che squadre magari che erano insomma in testa e erano nella graduatoria dei playoff avanti, poi hanno perso il campionato. C'è la squadra che ammazza il campionato. Esatto, e allora, tipo Benevento. Altrimenti poi tutte se la giocano, insomma. Infatti, io sono convinto che se noi dispiace perché guarda caso le Toscane e Livorno e la Lucchese, perché diciamo voglio dire anche agli amici lucchesi, insomma, anche loro hanno la loro. Esatto, mi metti anche l'Arezzo di là.
la legge dall'altra parte, insomma diventa veramente un campionato. La Toscana sta sparendo. Sta sparendo dal punto di vista calcistico, insomma, la, in Serie A, la Fiorentina che non va bene. Io a parte le battute, ho amici un po' da tutte le parti, anche Marco, insomma, che saluto e che mi ha fatto piacere, ecco, questi, diciamo, elogi, questa disamina sportiva pur nella rivalità, ma è un po' in tutte le squadre conosco sia qualche giocatore, anche nell'Arezzo le conosciamo diversi, c'è Pesenti, c'è Sbraga, c'è insomma diversi altri, insomma sinceramente mi dispiace, ecco, perché io auguro i successi a tutti, chiaramente dopo il Pisa, però sicuramente dopo il Pisa, però auguro a tutti di fare... Insomma, Cittadella non... nel senso, Cittadella, ritorniamo a noi, giusto? Certo, per, sì, sì. Perché sì, sennò... infatti, comunque sia, Cittadella, secondo me, ha fatto una bella partita con l'Empoli. Ha fatto una bella partita con l'Empoli, io l'ho vista. Ha giocato, non sembrava il Cittadella che ha giocato col Pescara. E vabbè. E poi, per un'altra battuta, dopo... Ti dico, un'altra battuta è questa che ne parlavamo prima, il Monza continua nella sua scia fortunosa, diciamo così, no, da parte degli arbitri. Diciamo le virgolette, fortunosa da parte degli arbitri. Ci metterai un'altra parola. No, perché per carità di Dio, dove c'è la simpatia di Giovanni. Per carità di Dio. Diciamolo che lì insomma c'è anche il potere della FIGC. C'è anche i soldi contano. Abbi pazienza, ma come fanno a non aiutare il Monza che il Monza gioca a 10 perché fa gioco a Balotelli? Dai via. Lo sapevo. Stavolta Brotti l'ha messo sul 2-0, Sul 2-0 l'ha messo. Sul 2-0 si può fare anche giocare. Ragazzi, lui se li rammenti Balotelli è come un toro che vede il rosso. No, ma poi ma il problema è nato, anche lì si ritorna al discorso che faceva lui delle giacchette nere. Cioè, ora io da sportivo lo voglio dire. Non sono più nero. Sì, sì. No, diciamo c'è gialle, verde, fosforescente. Diciamo c'è irriverenziali. Anche qui si ritorna a dire che evidentemente ci sarebbe bisogno di una maggiore serietà anche da un punto di vista della terna arbitrale. No? Lo dico anche perché ci sarà da giocare due partite importanti e bisogna anche essere tutelati da questo punto di vista. Certo. Perché insomma, se no si rischia veramente di perdere punti strada facendo, che sarebbero importanti. Ma lo rifaccio questo riferimento perché tu facevi riferimento alla Monza Pordenone, guarda caso, ad un fatto che si è visto tutti, ma si è visto proprio tutti, bisogna, nemmeno io che ho bisogno degli occhiali, che era un rigore... più rigore di così? Talmente la palissiana, evidente. Invece poi guarda caso dall'altra parte è stato dato subito. Allora non vorrei che contassero ora che le partite contro i centri di potere insomma si incominciasse a dire questa squadra deve andare su, quest'altra deve andare su. Io vedo una cosa, quando si trovano in difficoltà voi fateci casa, no? Anche quando abbiamo giocato noi con Modena, eravamo a 70esimo giù di lì, quando si vede che sono in difficoltà e quando si vede, no? Che l'arbitro tacca e gli fischia rigore, perché anche con noi, cioè, se andiamo a valutare, vogliamo dare rigore, va bene, andiamo nei rigori, d'accordo, poi Boateng è stato parato e allora lì è come dire, no vabbè, io sono dato anche rigore, cioè, è buonanotte, cioè, è possibile mai che una formazione, allora vado a prendere Monza, quante volte ha giocato, cioè nel senso, ha giocato e quante volte non gli è stato dato rigore? Fate il conto di quante volte non gli è stato dato. No, lo so. Non gli è stato dato. Vediamo con la battuta finale di Giovanni sulla partita di Cittadella, cosa ti aspetti da questo video in queste due partite importanti? Perché lunedì prossimo non ci vedremo, perché ovviamente ci gioca e quindi non si andrà in diretta. Cioè, io pronostici come sai non li faccio perché tanto li sbaglio, però mi aspetto un... Meglio, allora sbagliano il negativo, no, mi aspetto un Pisa Gagliardo, soprattutto a Cittadella, perché ci sarà veramente molta rivalsa contro la partita che io penso stata. Più la spalla che contro il Cittadella. Scusate, ma mi devo interrompere convinto perché chiaramente i tempi televisivi sono... Poi ovviamente siamo anche a lunedì.
da qui a venerdì non si sa ancora cosa potrà succedere, perché la formazione è tutto di venire. C'è Varnier che sta recuperando, c'è quelli Soddimo probabilmente potrebbe essere disponibile, Vidono di sicuro, Meloni dovrebbe essere disponibile, quindi vediamo un po'. Allora noi chiudiamo questa trasmissione, ovviamente ci diamo appuntamento tra due settimane, perché lunedì saremo anche noi a vedere la partita del Pisa, e ovviamente in bocca a tutti, in bocca al lupo al Pisa, ma soprattutto una buona serata a tutti voi che ci avete visto, e soprattutto a voi donne, che stasera è la vostra festa. Forza Pisa, sempre e comunque.